discorso dentro, da sempre, mi sembra già, l'ho detto forse nel primo momento. Però lo voglio ricordare perché secondo me la cosa è molto molto bella. Una delle ultime volte che è venuto in questo giorno, no? Già stava malissimo. Nonostante tutto aveva la forza e la volontà di venire a giocare. Si fece una partita, mi ricordo che il fatto fisico veniva meglio, si sentiva e non si sentiva, noi l'abbiamo incoraggiato a fare un'altra partita. La signora giustamente, quando visto che il marito non si ritirava, ha preparato. Mentre avevamo iniziato la partita, lui parlò con voi e vi disse, ricordatemi, mo finisco la partita e rientro a casa. Ha finito la partita, purtroppo, non l'abbiamo più visto, però io avevo questa cosa dentro, ho voluto ricordare perché veramente ci tenevano qua ciò per quello che è stato detto prima. Sinceramente era uno che ci credeva, ci teneva a questo spettacolo. Lo vogliamo ricordare. Dove ci si può prendere qualche cosa, dove si può mangiare un panino, recuperare. Grazie naturalmente alla famiglia Trotta che ci hanno offerto un sciacquo. Allora, la finale è stata vinta dalla squadra Monterreale, prima classificata, seconda classificata il Casalbuono. Premiazione, questo è un video della premiazione, modestamente da me ripreso. Mario, sei un grande. Modestamente. Grazie. Seconda coppia classificata, Luzzi e Martino.
Viene premiata la squadra del Casalbuono, seconda classificata. Presidente della Presidente Provinciale della Federazione Italiana Calcio. E il signor Bruno, Presidente della complimenti. Lui è il decano, si può dire. Diciamo alla... Vai avanti, vai avanti. Vanno tutte e quattro. Vita. Sindaco Vita e Trotta Antonio. Mario, sei un grande. Grazie, mi arrangio. Quelli locali, una questione di ospitalità, hanno dato bravo, spazio di bravo. Signori, qui ci sono le medaglie di bordo per tutti quanti. Oh, sei, dove sei? Cesare. Allora siamo giunti alla fase finale. Il mio augurio è di essere presente l'anno prossimo al quarto memorial di Vincenzo Trotta per il 2017. Auguri ai vincitori. Date una mano, su, date una mano, istituite, portali un po' a creare.